ci avete provato? Ma anche gli altri ci abbiamo provato. Nel primo siamo riusciti, diciamo, a stare un pochino lì punto a punto. Poi è sembrata molto la finale di Coppa Italia, no? Quando anche Busto nel primo set addirittura era stato avanti così, poi dopo quando loro iniziano a premere sull'acceleratore diventa veramente difficile giocare. Voglio fare i complimenti perché veramente stanno giocando una bellissima pallavolo e soprattutto riescono tutte le partite a giocare questa bellissima pallavolo, per cui faccio i complimenti al mio collega Daniele, alla società e soprattutto alle ragazze perché stanno facendo veramente qualcosa di grande. E riguardo a noi, come ho detto adesso alle ragazze, due minuti negli spogliatoi, penso che queste partite dobbiamo giocare con un po' più di attenzione, perché già giochi contro una squadra che non ti regala nulla, per cui non c'hanno bisogno dei nostri regali. Noi a livello di attenzione certe cose che si erano dette di fare non le abbiamo fatte sin dall'inizio, quindi dopo è normale, dopo purtroppo succede questo, quando giochi contro squadre così forti cerchi sempre di fare qualcosa di più, di più, di più, di più, e dopo non fai quello che sai fare e dopo perdi, giustamente, perché penso che sia giusto che loro vincano queste partite anche in questa maniera, perché, come ripeto, non è una novità di oggi di come stanno giocando a pallavolo quest'anno. Ecco, poi quando c'è da rimontare come nel secondo set non aiutano quei 6 errori in battuta che abbiamo contato. Sì, il problema è che adesso li voglio rivedere, però la metà di quelli erano su battute facili, nel senso che quando devi rimontare è ovvio che devi rischiare qualcosina, perché se batti facile alla fine non rimonti. Il problema è che abbiamo sbagliato battendo facile. Poi dopo succede, perché dopo, come diceva le ragazze, non è fortuna quella di Conegliano che batte, tocca il nastro e la palla cade di qua. Quando batti a 2 metri dalla rete è impossibile che tocca il nastro. E noi tante volte battiamo in quella maniera, per cui a noi è impossibile che succedano questi colpi, che non sono colpi di fortuna, ma sono situazioni di gioco. Per cui sì, gli errori in battuta, ripeto, preferisco una volta che rischiamo qualcosina in più, però dobbiamo farlo, magari anche questi errori, 6 sono tanti sicuramente, però dobbiamo farli perché battiamo difficile, non perché battiamo facile, sennò diventa inutile. Comunque ecco, la battuta purtroppo quest'anno non è uno dei nostri punti di forza, assolutamente, basta guardare un po' le statistiche. Proviamo a migliorare, speriamo di migliorare un qualcosina. Ecco, a proposito di statistiche, sembra che la differenza l'abbia fatto un po' anche il muro, se ne contano 10 punti al fondamentale per il moto, 2 su 2. Bah sì, il muro e secondo me in generale l'attacco. Noi, guardavo così un po' conti miei al volo, abbiamo avuto un'efficienza del 5% sugli attacchi di palla da posto 4 e da posto 2, per cui diventa abbastanza difficile, perché anche soprattutto mi ricordo nel primo set abbiamo avuto alcuni palloni da poter raggiungere, anche forse no, più uno no, però da poter raggiungere con Eliane non siamo riusciti a metterli per terra, però ripeto, merito grosso anche del loro muro, il loro muro, sistema muro difesa lavora molto bene. Secondo me dove vengono gli errori dell'attacco è quando fai fare 6-7 muri ai centrali, ecco, secondo me su situazioni di palla alta, bravi centrali, però delle volte bisogna anche tirarci contro per farli murare, noi ci abbiamo tirato contro spesso anche senza cercare altre vie di uscita, poi c'è anche altre vie di uscita e la palla non va per terra, allora dici ok, non c'è niente da fare, però troppe volte siamo andati così, a colpo sicuro sui centrali e loro hanno 2 centrali che non solo in attacco, anche in muro sono di livello altissimo e quindi non hanno perdonato questi nostri errori.